a pelle è un modo di dire, ma ha delle basi solide, delle basi scientifiche. Un po' la divisione mente-corpo ci è servita nel tempo per darci delle spiegazioni, ma in realtà noi siamo un tutt'uno, quindi noi percepiamo le cose che avvengono nel mondo attraverso i nostri sensi e chiaramente attraverso la pelle. Con la pelle sentiamo, giudichiamo, prendiamo decisioni. Quasi tutto è una questione di pelle. La pelle è il primo filtro fra noi e il mondo, tra interno ed esterno. È un involucro che ci protegge e che ci mette in relazione con gli altri. La pelle, a tutti gli effetti, è un organo, il quale è il più esteso del nostro corpo. Rappresenta circa 3-4 kg del nostro peso. Diciamo che è un organo multiplo, il quale interviene nel tatto, nel calore, nella pressione, nel dolore e interviene direttamente anche con gli altri sensi del nostro corpo, come l'udito, l'olfatto, il gusto e l'odore. Le percezioni che noi abbiamo del mondo sono di diverso tipo. Ci sono alcune percezioni più razionali che quindi passano attraverso un'elaborazione più logica, quella che riferiamo all'emisfero sinistro. E poi c'è un altro tipo di percezione molto più immediata ed è appunto quella che avviene attraverso la pelle e riguarda proprio il nostro istinto, quello che sentiamo in maniera impulsiva. Dalla pelle di una persona si riescono a leggere tante cose, sicuramente principalmente lo stile di vita, quindi mi può dire se una persona è attenta all'alimentazione, se questa è una persona che è attenta, se sta troppo tempo al sole. Esistono dei segni, dei sintomi che la pelle ci propone, dove ci accorgiamo appunto come è stata trattata questa pelle. Mi occupo delle imperfezioni che mi vengono sottoposte, da una ruga a una macchia a una lesione vascolare. Diciamo, ho l'occhio per andare a individuare quei punti critici che le persone probabilmente possono anche sfuggire. Il medico estetico in realtà è un mix tra tante specialità. Ci occupiamo di benessere, ci occupiamo di bellezza, e ci occupiamo di persone che non sono soltanto una ruga o un brufolo, abbiamo persone con differenti problematiche. La pelle è il perimetro su cui noi possiamo mettere delle parti di noi e che vengono mostrate agli altri. Di conseguenza, se noi abbiamo cura di quello che mostriamo, vuol dire che abbiamo attenzione, e avere attenzione su questo fa passare automaticamente il messaggio che abbiamo attenzione verso noi stessi. Spesso viene veicolato il messaggio che prendersi cura dell'aspetto esteriore soprattutto sia una frivolezza, sia qualcosa di superficiale soltanto perché si sta in superficie. Ma in realtà non esiste nulla che non abbia anche una sua superficie. E per superficie intendiamo il visibile. Stare bene con la nostra pelle è molto importante perché vuol dire stare bene con noi stessi. Proprio per questa divisione così arbitraria tra mente e corpo che abbiamo fatto per secoli, stare bene con il nostro corpo vuol dire davvero stare bene con noi stessi ed è una parte di quello che comprende tutta la nostra complessità. Per avere una bella pelle è necessario prendersi cura di questa quotidianamente o quantomeno cercare di maltrattarla il meno possibile, sia per questioni di salute ma anche per una questione legata all'invecchiamento precoce, e questo è strettamente legato al concetto di estetica e dell'aspetto psicologico delle persone. Però ci sono anche le aspettative.
Ciò che desideriamo, che speriamo di ottenere con un trattamento, dall'uso di un prodotto o un servizio. Eppure, la pelle non reagisce sempre allo stesso modo. Scopriamo cosa davvero possiamo trattare e in che modo. La pelle perfetta, liscia, luminosa, senza imperfezioni è praticamente un'utopia. E queste sono le principali richieste che ci giungono a noi e nella nostra attività. La mia visione di medicina estetica è una medicina estetica che si basa sulla prevenzione e su il miglioramento della qualità della vita delle persone. Diciamo che nessun tipo di pelle è uguale, tutte le pelli sono diverse, abbiamo diversi tipi di pelle con diverse problematiche, possiamo avere pelli che sono secche, possiamo avere pelle grassa, pelle sensibile, pelle asfittiche. Ognuna ha bisogno di un approccio specifico e diverso da diversi professionisti. Ci sono diverse variabili che possono influire nei cambiamenti della pelle lungo il tempo, quindi esistono procedure mirate per ogni tipo di situazione. Possiamo avere pelli che presentano iperpigmentazioni, possiamo avere pelli che presentano cicatrici, tatuaggi per esempio, e quindi ognuna di queste necessita di un approccio specifico. Può dire che la nostra pelle è non soltanto un involucro, ma è assolutamente un confine, motivo per cui sulla pelle finiscono per concentrarsi tutta una serie di significati personali e anche molto psicologici. Attraverso la pelle noi possiamo esprimere parti di noi, non per forza in maniera problematica, quindi con questioni irrisolte, ma anche come veicolo di espressione creativa. Non a caso usiamo la pelle per esempio per tatuarci o per anche vestirla o svestirla e questo è un veicolo molto di impatto. Attraverso la pelle si può anche comunicare e accade con ogni tipo di pelle, che sia malata, tatuata, ferita e anche truccata per una scena o per un personaggio. In ogni caso, attraverso la nostra pelle parliamo di noi stessi e di come stiamo con gli altri. Stare bene nella propria pelle, quindi, non è solo una questione estetica. Stiamo per iniziare un viaggio tra storie, voci ed esperienze. Un viaggio in cui conosceremo la pelle come identità, anche attraverso le parole degli esperti. Ho iniziato a tatuarmi a 18 anni. Quindi ligio al dovere, nel senso, compiuti 18 anni, prima cosa che ho fatto è stato farmi un tatuaggio, perché i miei non me lo permettevano, ovviamente. Il primo tatuaggio fatto nel paesino da dove arrivo, dall'estetista, perché non c'era neanche il tatuatore, c'era l'estetista che faceva tatuaggi, con un ago sottilissimo, ho fatto un male infinito. Tutti i miei tatuaggi hanno un significato e hanno per me un ricordo. Io non li vedo più, sono spariti negli anni, nel senso non mi rendo conto di averli. Principalmente mi scrivo le mie paure, i miei affetti, dei momenti della mia vita che ho ritenuto così importanti da dovermi ricordare. Io nasco come illustratore, ho iniziato per caso. Durante un corso di illustrazione a Treviso ho conosciuto un tatuatore giapponese che mi ha fatto conoscere un po' il mondo del tatuaggio e sono 15 anni che faccio questo lavoro, questo meraviglioso lavoro. I tatuaggi sono ormai diventati una moda e sono sempre più comuni. La loro storia è molto lunga e ricca di significati e sfumature diverse, di epoca in epoca, di cultura in cultura. La pelle è una grande tela su cui disegnare e alla quale affidare messaggi, intenzioni, dichiarazioni, sogni. Nella storia il tatuaggio ha avuto una valenza di identità per quanto riguarda una tribù, per quanto riguarda un paese che non è comunque il nostro. Quello che può avere oggi il tatuaggio come valenza è puramente estetica, purtroppo sì, siamo all'estetica pura. Ci dovrebbero essere delle regole da seguire, perché comunque il nostro lavoro ha un'etica che però non è molto conosciuta. Diciamo che il tatuaggio di oggi è molto basato sull'estetica, quindi ognuno si tatua quello che in teoria sente in quel momento. Ci dovrebbe essere un'etica, ci sono punti che non dovrebbero essere tatuati prima di altri, tipo il viso, le mani, sono punti che arrivano
arrivano in teoria dopo che hai tatuato tutto il corpo, però non viene proprio seguita alla lettera questa cosa oggi, quindi ognuno si tatua più o meno quello che sente, quello che vuole in quel momento. La parte più complicata forse da tatuare che ho trovato in questi anni è di sicuro forse l'interno del labbro. Poi ci sono zone del corpo dove la pelle ha una reazione differente, ci sono parti più interne tipo l'interno del braccio, vicino all'ascella, costato, che sono comunque zone più delicate da affrontare e anche più, che fanno più male. Ma perché ci si tatua? Entriamo nel mondo dei tanti significati e ragioni per cui si sceglie di tatuarsi la pelle. Moda? Imitazione di modelli? Manie? Ricordi o persone che si vogliono tenere con sé sulla pelle? Scopriamolo insieme. Ogni persona attribuisce al tatuaggio quello che vuole, nel senso non c'è un iter da seguire, non c'è un pensiero. Ogni persona dà un significato al tatuaggio in base al momento che vuole farlo, che poi porterai con te, e riguardando quel tatuaggio ti ricorderà quel momento. È un mondo meraviglioso quello del tatuaggio, bellissimo, perché è una storia meravigliosa. Purtroppo non c'è cultura in questo paese e non viene fuori, cioè il tatuaggio te lo fai solo perché lo vedi addosso alla velina, al calciatore, piuttosto che al trapper, il trapperino di turno. Beh, in teoria un tatuaggio non te lo fai proprio così alla leggera, te lo fai per un motivo, per un motivo tuo principalmente. E un tatuaggio fatto per un motivo tuo non ti stancherà mai. A differenza di altre tracce della pelle, il tatuaggio può essere cambiato o rimosso con la procedura laser. Ma attenzione, non è una magia. La pelle non torna indietro nel tempo. Ecco perché è importante non scegliere con leggerezza se, cosa e dove tatuarsi. Non è del tutto indelebile come traccia, ma ugualmente resta. La rimozione di un tatuaggio nello specifico è una procedura tutt'altro che semplice, però con la giusta attenzione e con la giusta pazienza, affidandosi al professionista, soprattutto con le tecnologie che abbiamo a disposizione oggi, è possibile ottenere risultati veramente incredibili. Molte persone vogliono coprire questi vecchi tatuaggi con altri tatuaggi ed è possibile, assolutamente sì. Deve essere più scuro rispetto a quello che è il tatuaggio che c'è sotto, però è possibile. C'è un'altra tecnica molto interessante che è il blast over, ovvero fare un tatuaggio sopra un altro tatuaggio intravedendo quello sotto. Quindi quello sotto rimane un po' come trama e sopra è un tatuaggio nuovo. È una roba molto interessante, mi capita di farlo e mi diverte molto. Si dice che l'abito non faccia il monaco, in realtà non è totalmente vera questa cosa. È chiaro che non bisogna basarci soltanto sull'unico veicolo di informazioni che abbiamo attraverso l'estetica e quindi anche con la nostra pelle, ma è vero che è un veicolo molto importante e quindi quello che noi comunichiamo con la nostra pelle e con il nostro aspetto fa parte di un insieme comunicazioni che noi facciamo all'esterno. Secondo me la pelle tatuata ancora oggi ha qualche problema nel nostro paese, a livello europeo forse meno. Fossimo a Londra con facce tatuate, mani tatuate, non è un problema trovare lavoro. In Italia secondo me oggi è ancora un problema. Io consiglio sempre, faccio fare un pensiero a chi si fa dei tatuaggi visibili tipo sulle mani, sul collo, su zone comunque abbastanza che non puoi coprire, faccio fare sempre un pensiero in più: che tipo di lavoro vuoi fare nella vita? Perché se vuoi lavorare in banca purtroppo le mani non te le puoi tatuare. Ci sono ancora situazioni difficili, nel senso non è ancora così ben visto. La pelle è l'organo più esteso del corpo umano, ma 20 cm soltanto di pelle, quella del nostro volto, possono mettere in crisi un'intera vita. Perché il volto è il nostro biglietto da visita, la parte più esposta di noi. È come la superficie del mare, uno specchio che fa trasparire la nostra profondità. Bisogna imparare a guardare la nostra pelle, ascoltarla, lasciarla parlare senza vergogna. E l'acne è una delle patologie più frequenti che possono colpire la pelle del viso, e non solo quella. L'acne non è solo brufoli, è molto di più. È il rapporto con se stessi, con lo specchio. È la forza di accettarsi e il coraggio di far emergere le proprie emozioni. A volte invece può causare maggiore difficoltà, specie quando la pelle che abbiamo non è come tutte le altre, è malata. Quando ci mostra diversamente e può renderci insicuri, farci sentire fragili.
L'acne è una patologia multifattoriale che richiede il supporto e l'approccio di diversi professionisti, dal dermatologo al ginecologo al medico estetico. Esistono tanti tipi di protocolli e di cure le quali sono efficaci nel trattare alla radice la problematica. E ho cominciato a soffrire di un'acne abbastanza grave che è subentrata nel periodo dai 12 ai 13 anni, nel classico periodo adolescenziale in cui tanti ragazzi cominciano a soffrire di questa problematica. E per me è stato devastante psicologicamente perché mi vergognavo, perché mi isolavo anche senza che gli altri mi facessero sentire il peso di questa problematica. Era qualcosa che nasceva da me e facevo fatica a combatterla, a parlarne con qualcuno. Questo mi ha comportato tantissimi problemi anche a livello proprio psicologico, perché non volevo più uscire, non riuscivo anche a vedermi, a sistemarmi, a sentirmi bella. Anche in quel periodo mi piaceva un ragazzo e non sapevo neanche come approcciare per via di questa problematica, perché ogni volta che mi trovavo a parlare con qualcuno mi sentivo sempre gli occhi su quei piccoli difetti che in realtà nessuno poi nota. Invece quando hai l'acne sembra che tutto il mondo guardi quei piccoli difetti che tu vedi enormi. E da lì poi ho cominciato a perdere anche quei pochi amici che mi ero fatta, perché mi sono chiusa in me stessa, e non è stato facilissimo poi recuperare questi rapporti. E ho cominciato ad andare dai dermatologi, ad affidarmi a degli esperti che purtroppo però non sono riusciti ad aiutarmi. Mi sono ritrovata spesso sola in questa problematica, ad affrontarla totalmente da sola, a cercare i primi rimedi online, cosa che però purtroppo mi hanno soltanto peggiorato la situazione. Ho cominciato a studiare attraverso dei libri, attraverso dei manuali, e ho fatto tutto da sola. Sono riuscita a curare, è brutto da dire, ma sono riuscita tra virgolette a curarmi l'acne, e pian piano sono migliorata. Invece ho imparato da sola a orientarmi nel mercato della skincare e capire effettivamente che cosa facesse per me e cosa no. Non è un percorso facile, ma è quello che vorrei insegnare a tante altre ragazze, ovvero prendersi cura della propria pelle senza aggredirla, utilizzando prodotti delicati che vadano ad aiutare la problematica, ma comunque aiutando anche in generale la barriera cutanea, perché è quello che tendiamo sempre a rovinare, perché tutti i prodotti che ci sono in commercio mirati all'acne spesso sono talmente aggressivi che vanno poi a creare tantissime altre problematiche che non fanno altro che danneggiare la pelle. L'acne non è necessariamente una condizione trascurabile, sia che compaia nell'adolescenza o che prosegua anche dopo fino a diventare cronica. È un fattore che incide sulla nostra pelle, su come ci mostriamo e su come gli altri ci vedono. Può diventare un blocco che ci impedisce di stare in mezzo agli altri, di andare in alcuni posti, perfino di parlare con qualcuno. L'acne ha condizionato la mia carriera da modella, perché vedevo tutte le altre ragazze con una pelle perfetta e io mi sentivo spesso non adatta a quel tipo di lavoro, quando invece secondo me sarebbe giusto avere un aspetto normale, una pelle sana, quello che ripeto sempre anche nel mio profilo: l'importante non è una pelle perfetta, ma avere una pelle sana. Questo cambio di prospettiva c'è stato nel momento in cui anche nei social si è cominciato a parlare di skin positivity, e ho visto tante ragazze famose che si chiedi come Julia Delellis, che a un certo punto si è esposta sotto questa problematica. In tutto e per tutto, facendo vedere la vera sé, allora gli capisci che la distanza si accorcia e tu sei come loro e loro sono come te. Ma condividere, raccontare la propria esperienza può fare la differenza. La pelle è un'identità, ci sono frasi, momenti che possono accomunare più persone. La difficoltà può essere la stessa. Si tratta di uscire dall'anonimato, di smettere di nascondersi. Allora la pelle può anche diventare un'alleata, un modo per creare connessioni, per fare della propria storia uno spunto per gli altri. Nei social non avrei mai immaginato l'empatia delle persone e il fatto di trovare persone che veramente provassero le stesse cose che ho provato io, e vedere proprio come i nostri percorsi siano simili. L'acne purtroppo in Italia non viene vista come una reale malattia, ma viene vista come un problema momentaneo che riguarda soltanto magari gli adolescenti, quando in realtà non è così. Una problematica che tu ti puoi portare anche in età adulta e che spesso, soprattutto in quel momento là, diventa cronica e difficile da recuperare. C'è bisogno di un trattamento mirato. E c'è bisogno anche di rendersi conto effettivamente che questa è una problematica che affligge veramente una percentuale altissima della popolazione. Spesso quando si ha l'acne si cerca la soluzione immediata,
Io invece anche sul profilo cerco sempre di far arrivare un approccio invece più delicato, più accogliente anche nei confronti di questa problematica, di accettazione anche, perché quando si parla di benessere si parla anche di accettazione di questa caratteristica. Diamo molto peso al pensiero che gli altri hanno di noi e spesso la pelle è la prima cosa che pensiamo che gli altri notino, quando in realtà noi non siamo solo la nostra pelle ma abbiamo un mondo dietro e spesso le altre persone notano più facilmente tutti gli altri aspetti piuttosto che il piccolo difetto che per noi invece è gigante. Insomma, ascoltare e prendersi cura della propria pelle può anche essere un obiettivo di bellezza e benessere, capendo per esempio quali prodotti possono essere più giusti per ognuno di noi. Perché la soluzione più rapida potrebbe non essere quella più corretta. Prendersi cura della pelle è un percorso unico e personalizzato. Imparare ad accettarsi con la pelle che si ha è un obiettivo che possiamo darci tutti. L'acne è una problematica che ha delle basi non soltanto fisiche, mediche, ma anche psicologiche. E la pelle in questo senso, e quindi l'acne nella sua espressione diciamo problematica, rappresenta proprio questa difficoltà nel avere un confine netto e chiaro tra ciò che vogliamo, ciò che siamo e quello che c'è fuori. Nel mio campo problematiche di questo tipo si chiamano psicosomatiche, perché sì, hanno un'espressione somatica, come dicevo, ma hanno una componente psicologica molto importante. Spesso succede che c'è un cortocircuito tra l'espressione di ciò che si sente e quindi ciò che si sente trova il suo modo, trova la sua via, il pertugio per farsi vedere, e lo fa attraverso un'espressione somatica. Generalizzando un po' sul lavoro che si fa con problematiche psicosomatiche, si cerca di dare voce a quelle questioni, a quelle emozioni che non trovano un'altra via se non quella dell'espressione, per esempio attraverso problematiche nella pelle. Sin da piccola io ho sempre avuto tanti problemi di pelle, quindi la pelle è molto reattiva, sensibile, ho sofferto anche di dermatite, quindi questo negli anni mi ha un po' condizionata. Quindi, soprattutto durante l'adolescenza, cercavo sempre di nascondere, o attraverso il make-up, insomma in qualche modo cercavo anche di nascondere queste mie debolezze, chiamiamole così, io le vedevo delle debolezze, delle fragilità, dei difetti. Quando poi ad un certo punto ho capito che avevo bisogno di trovare la soluzione, mi sono messa alla ricerca di materie prime cosmetiche che potessero aiutarmi. Quindi inizialmente da autodidatta ho cominciato a fare i cosmetici in casa, poi sono diventata naturopata, ho seguito dei corsi a Parigi di autoproduzione di cosmetici. Questo mi ha permesso anche di conoscere meglio me stessa, di capire che la soluzione c'è e che quindi con dei piccoli accorgimenti potevo anche trattare la mia pelle in modo diverso, e che quindi forse quello che avevo utilizzato fino a quel momento non era perfetto per la mia pelle. Già il fatto di vedermi più luminosa, la pelle più idratata, più liscia, più luminosa, è scattato qualcosa in quel momento che mi ha fatto capire che potevano essere legati bellezza e benessere, e che non esisteva solo la bellezza, nel senso che utilizzando i prodotti giusti, senza dover nascondere sempre quei difetti, era possibile comunque stare bene, sentirsi bene. Le cicatrici sulla pelle sono anche cicatrici dell'animo, a volte dolorosissime, ma possono diventare anche la nostra forza, far emergere il coraggio di affrontare le paure, spingendoci al cambiamento. Stiamo per ascoltare una storia di coraggio e fragilità. L'acne mi è arrivata a seguito di un problema di salute quando avevo 19 anni, nel momento in cui uno comincia ufficialmente anche ad accettarsi con se stessa, a dire sto bene, a imparare ad amarsi così com'è. È
sorto questo problema di salute che poi ha portato a dei sintomi più o meno gravi, e una è stata proprio l'acne, che mi ha accompagnato per 2 o 3 anni insieme a delle terapie che poi, per poterla far andare via, che hanno lasciato con sé anche parecchi effetti collaterali. Dal momento in cui io sono stata tanto male fisicamente e mentalmente, mi sono chiesta: ha senso prendermela per ciò che pensano gli altri? Dal momento in cui io ho un problema di salute che mi porta ad avere determinati sintomi, che possono essere l'acne, così come possono essere dei dolori cronici. E quindi mi sono detta: ha senso aggiungere un pensiero in più, un peso in più, che è poi il pensiero degli altri? E lì ho detto: basta, devo pensare a me, devo far sì di stare meglio io. Quindi quando il dermatologo mi ha detto di non usare più fondotinta, ho smesso di usarlo, perché mi ha detto che sarebbe stato più veloce la ripresa. E quindi io ho dato la priorità a me stessa, per quanto poi facesse male uscire e vedere gli altri che ti guardavano così e tutto, ho cercato di dare la priorità a me stessa e non al pensiero degli altri. Le altre persone guardano le cicatrici, secondo me, con una curiosità. Spesso da chi ne ha le ha le cicatrici lo vedono un po' come un occhio storto, però io penso che gli altri, quando ci guardano, quando cercano di ti guardano magari anche proprio nel dettaglio, no? Per capire che cosa succede, più una curiosità, una voglia di sapere cosa c'è, che storia c'è dietro a quella determinata cicatrice. Il problema è che non hanno né il tatto né l'empatia di poterne parlare, e quindi spesso arrivano con soluzioni tipo: ma perché non provi il laser per queste brutte cicatrici? Ma perché non provi questa maschera che così ti leva le macchie? Ma perché... Sempre andando a cercare, a dare una soluzione a un problema che probabilmente si fanno più gli altri di quanto me lo faccio io. Ad esempio, a me è capitato: perché non provi il laser per queste brutte cicatrici? Per me non sono brutte, sono le mie cicatrici, è la mia faccia, io non voglio levarlo. Molte persone portano con orgoglio le proprie cicatrici, perché sono non solo l'espressione di qualcosa che è andato storto, in realtà sono l'espressione che in qualche modo le cose sono andate bene. Chiaramente le cicatrici hanno un impatto visibile, e quindi a seconda di dove sono posizionate risultano essere più o meno impattanti. Le persone riescono a dare valore proprio a quell'unicità e a non considerare più una cicatrice come un difetto, ma come un segno, ed è un segno che rende unici. Quando ero piccola avevo un sacco di poster in camera, la parete letteralmente tappezzata, non c'era né un brufolo, un pelo, la pelle secca, banalmente le labbra screpolate, non c'era veramente niente. Si vedeva questa pelle senza ombre, senza zigomi, senza veramente a volte neanche le espressioni facciali, una pelle piallata messa lì. E quindi è normale anche che le persone intorno a noi ricerchino quella cosa lì, perché è quello che noi siamo abituati a vedere. Anche in televisione, ad esempio, siamo abituati a vedere una pelle comunque perfetta, senza imperfezioni, ed è normale che poi le persone e la società ricerchino quella cosa lì anche nella vita di tutti i giorni. Solo che dovremmo veramente ricordarci che non esiste una pelle perfetta, i pori li abbiamo tutti, i bollicini li hanno tutti, semplicemente le persone tendono a non mostrarli, a non farli vedere, per una questione puramente estetica. La cosmesi offre molte risorse per guarire e per migliorare l'aspetto, ma non dobbiamo dimenticare anche le nostre risorse interiori. La capacità di accettare alcune parti di noi senza volerle per forza rendere perfette, come per la pelle. Ma trovare la forza dentro di noi può non essere così facile. Penso che sia fondamentale l'utilizzo dei prodotti nella cura della propria pelle, in primis anche a livello psicologico, perché a me mettermi lì e dedicarmi i miei 10, 15, 20 minuti la mattina o la sera prima di andare a letto mi dà proprio quella cosa di staccare, di dire: mi prendo cura di me stessa. E soprattutto poi, in un momento in cui la tua pelle ha bisogno anche di quel qualcosa in più, perché ha bisogno di una cura in più, di una coccola in più, penso che sia fondamentale l'utilizzo dei prodotti, anche proprio per i benefici che loro ti possono dare. Ad esempio, a me capitava che mi si seccava tantissimo la pelle, nonostante appunto l'acne, e quando andavo a mettere una crema lenitiva, appena l'andavo a mettere, che sentivo subito proprio una boccata d'aria, perché comunque la pelle ritornava a essere più morbida, non sentivo più quel dolore che sentivo prima. Quindi penso che siano fondamentali, soprattutto poi per chi invece soffre anche della cosa estetica, perché chi poi ne soffre tanto
del farsi vedere, del mostrarsi, sicuramente per loro è ancora più fondamentale l'utilizzo dei prodotti per coprirli, per accettarsi, perché magari a volte non è semplice guardarsi allo specchio e accettarsi così come si è. Un percorso di conoscenza di noi stessi passa anche attraverso la conoscenza dell'aspetto esteriore e quindi del visibile. Inevitabilmente il visibile viene associato anche alla bellezza e quindi al concetto di ciò che è gradevole o meno. La mia pelle è stata fondamentale nel percorso che ho avuto, cioè ha influito davvero tanto su chi sono io ad oggi, perché come appunto dicevo prima era un dramma perfino un piccolo brufolo solo per un fattore estetico, mentre ad oggi invece è cambiata totalmente la percezione che ho della mia pelle, perché mi sono ritrovata al punto in cui avevo il viso totalmente pieno, non era più un fattore estetico, diventava una questione proprio di salute, di capire che cosa avevo, e quindi quando poi ho iniziato a pensare alla mia salute e non più a quel brufolo in sé per sé come un'imperfezione, un qualcosa di estetico, ho avuto una consapevolezza diversa, quindi che non mi dovevo più basare sull'estetica e su tutto, ma semplicemente pensare a me e alla mia salute. La cosa che più di tutte è cambiata è che ho imparato a capire dov'è il mio valore, quindi che il mio valore non sta nello sguardo degli altri, non sta nell'aspetto estetico, ma che effettivamente posso dare un qualcosa in più alle persone, magari semplicemente raccontando la mia esperienza con l'acne, o che comunque posso essere d'aiuto agli altri anche se soffro ad esempio di acne. Ho semplicemente fatto tanto lavoro su me stessa, ho avuto persone intorno che mi hanno fatto capire che a loro non interessava il mio aspetto estetico, ma che io ero tanto altro. Io mi bloccavo a quello, mi bloccavo ai brufoli, io sono questo. Cioè, mi guardavo allo specchio e non vedevo più Angela, vedevo l'acne. E non mi riconoscevo più, vedevo che comunque non avevo più la stessa anche voglia di fare le cose, la stessa voglia di uscire, la stessa voglia di divertirsi, un po' per magari proprio per vergogna. E invece gli altri, le persone intorno a me mi hanno fatto capire quanto fosse poi inutile e secondaria proprio la pelle, perché alla fine tu sei tu, hai un sacco di valori, un sacco di emozioni, un sacco di cose da raccontare che possono fare la differenza per qualcuno. E il riscontro sicuramente poi da parte di alcune ragazze sui social è stato fondamentale, perché sentirmi dire Madonna che forza che hai, quando io mi sentivo debolissima, è stato penso un punto fondamentale. Un messaggio forte: noi non siamo le nostre cicatrici. E la nostra pelle è ciò che è, ci rappresenta, ma non ci definisce. Perché la pelle perfetta non esiste. Siamo quasi alla fine del nostro viaggio, ma prima scopriamo insieme un ultimo tipo di pelle. Quando viene truccata per tirar fuori personaggi e permette di giocare su ruoli, differenze, ma anche sollecitando messaggi positivi. Ovviamente con il trucco. Ma un trucco specifico, di scena. Per alcuni questo tipo di pelle truccata può stimolare l'accettazione e l'accoglienza. Ad esempio per la drag, considerata una forma d'arte, una performance e una forma di comunicazione verbale intensa, perfino sperimentale. Ascoltiamo l'ultima storia. Mi sono approcciato a questa tipologia di arte come la maggior parte degli artisti la praticano per gioco. Per gioco fondamentalmente. Io sempre, da quando mi sono trasferito a Milano, ho sempre lavorato nel mondo della nightlife, nelle discoteche, quindi sono stato molto spesso a contatto con delle personalità molto flamboyant, molto eccentriche, da cui sono sempre stato molto affascinato e quindi anche un po' in tentativo proprio emulativo ho iniziato a banalmente a mettere l'ombretto sugli occhi o a cucirmi un look un po' più stravagante, finché poi qualche anno, un bel po' di anni fa in realtà, ho conosciuto quello che ormai è il mio ex fidanzato. Lui aveva già iniziato a fare drag. Diciamo che essendo lui consapevole dei miei talenti anche legati proprio all'arte della performance, ma anche proprio della comunicazione verbale, mi ha spinto un po' a iniziare appunto per gioco a fare questa cosa, finché poi a un certo punto ho creato un'estetica più definita al mio personaggio, gli ho dato un nome, sono riuscito a crescere in modo da non risentire dell'anno e mezzo di stop dovuto alla pandemia e quindi ricominciare a lavorare anche in modo
abbastanza soddisfacente nell'ambito del drag, quando poi si è ripreso dal vivo gli spettacoli, la discoteca, il teatro. Il trucco può essere un modo per comunicare, può diventare un mezzo per trovare un posto nel mondo, per sentirsi meglio, ovunque ci si trovi, anche senza dover interpretare un personaggio. Quando poi il trucco rende vivo un personaggio, è una parte anche identitaria di ciò che si crea. La pelle truccata per me è un modo per aiutare se stessi a comunicare meglio con gli altri, non che sia una cosa fondamentale, il trucco non reputo il trucco una cosa fondamentale per stare bene o per essere percepiti in modo migliore da altre persone. Definirei la pelle truccata e il make-up come degli strumenti per riuscire un po' anche a conoscere meglio se stessi. Essere fedele a un'estetica che io ho creato e partorito dopo studio, comunque dopo ricerca di reference, eccetera, è abbastanza fondamentale. Poi ovviamente vengono in campo il parrucco, la silhouette, lo styling, ci sono mille fattori diversi. Il make-up contribuisce a fare in modo che quel personaggio abbia una connotazione ancora più riconoscibile. Quindi diciamo che all'inizio sì, sperimentare era un po' l'unica opzione possibile, anche per capire non solo cosa stesse meglio sul mio volto e coi miei allineamenti, ma anche capire proprio quali fossero le cose che mi facessero sentire più a mio agio, quale tipologia di make-up, quali colori. Il contesto fa sempre la differenza. Anche quando ci siamo preparati, con l'outfit che sentiamo giusto, con il trucco acconciando i capelli, anche quando la nostra pelle è pronta, che sia abbellita o con il make-up di scena. Dove siamo e chi troviamo può incidere sulla percezione che abbiamo di noi e della nostra pelle. Perfino quando la pelle è truccata. Insomma, nessuno è invincibile. Quando inizi a fare drag, soprattutto gli inizi della carriera di un artista drag, tendi un po' ad accettare tutte le proposte che ti vengono fatte in termini lavorativi. Mi è capitato di non sentirmi a mio agio con la mia pelle, nello specifico truccata, e questo dipendeva dal contesto in cui mi sono trovato. In quei momenti, nello specifico, agli inizi della mia carriera, quando mi trovavo in quei contesti lì, avevo voglia di struccarmi quando ero in quelle situazioni, perché appunto era quasi il trucco a mettermi a disagio, perché quasi quasi era il trucco a farmi dubitare del fatto che fossi in un posto sbagliato e che quindi forse per essere ok per quel contesto avrei dovuto struccarmi e fare tutt'altro, non essere una drag queen. E quindi sì, il vivere il trucco come una maschera mi faceva stare male in quel contesto. La consapevolezza che quelle persone si sbagliavano è una cosa venuta col tempo, perché poi questo tipo di sensazione ti può capitare di provarla anche in contesti in cui in realtà dai per assunto di sentirti completamente safe. Adesso che invece ho più consapevolezza di me, io mi rendo conto che il trucco non è una maschera, piuttosto, come dicevamo prima, è un mezzo attraverso il quale io arrivo a un determinato risultato che in quel momento è ciò di cui ho bisogno, e soprattutto raggiungerlo in quel modo, con quel mezzo, è ciò che mi fa stare bene. Però banalmente le persone che hanno sofferto di magari disturbi della pelle, o le persone che hanno nei o voglie, eccetera, hanno vissuto il make-up sotto tutti e due i punti di vista. Cioè c'è stato un momento della loro vita in cui considerare il make-up come una maschera li faceva stare bene e non c'è nulla di sbagliato in questo. C'è stato un momento in cui hanno realizzato che mascherare i propri difetti magari non li faceva stare più a proprio agio, e quindi il make-up è stato considerato sotto un altro punto di vista senza abbandonarlo. C'è una sfilza di beauty influencer che fanno appunto awareness proprio su questo, sull'accettazione dei propri difetti, e finalmente poi con la diffusione del concetto di inclusività, nello specifico, si è anche un po' scardinata la convinzione che bello volesse dire soltanto una cosa. Adesso ci sono un sacco di modelli con la vitiligine, insomma c'è un sacco di diversità adesso, ed è una buona cosa. Attraverso la pelle possiamo mostrare delle parti di noi che
altrimenti dovremmo ottenere nascoste o comunque sperimentare soltanto nella nostra immaginazione, e questo per esempio lo possiamo fare con il trucco, con il make up, ed è un modo molto d'impatto e dove veramente l'espressione di sé può prendere forme e colori inaspettati. Quello che noi mostriamo, il visibile, non necessariamente una maschera, sarebbe come dire che il quadro di un grande artista è una maschera, semplicemente perché è staccato e non è su di sé. Usare colori, modalità diverse non rendono quel tipo di espressione artistica una maschera, è soltanto un modo, e lo si fa attraverso il proprio corpo. Nel momento in cui decidiamo di apparire in un modo o in un altro, dobbiamo quantomeno sapere che un certo tipo di comunicazione lo stiamo veicolando. Ci sono poi persone che interpreteranno la nostra scelta in maniera stereotipata, e quindi magari anche allontanandosi molto da quella che era la nostra intenzione, oppure altre che considereranno il nostro modo come un'espressione personale e non attribuiranno, o almeno non più di tanto, questioni loro, del loro sguardo su ciò che vedono.